Continua l'emergenza a incendi e dopo il colle del Cristo di Maratea le fiamme hanno avvolto nuovamente la meravigliosa natura della basilicata colpita ancora una volta da un rogo spaventoso, partito lunedì 11 luglio dal canale della Monaca in località Acqua Fredda e domato stamane alle ore 9 del 13 luglio a Cersuta, dove le lingue di fuoco erano nel frattempo arrivate in attesa del primo Canadair che è giunto sul posto soltanto ieri. Ieri sera, 12 luglio, alle ore 19. Il sindaco di Maratea, Domenico Cipolla, racconta che i Canadair non volano di notte, che in Italia ce ne sono soltanto 16 e che in questi giorni, con le gravissime situazioni che si sono verificate sul fronte degli incendi e che hanno interessato il Vesuvio, Messina, Lauria, ma non solo, purtroppo gli interventi di spegnimento ritardano e a pagarne le conseguenze il patrimonio forestale. L'incendio di vaste estensioni che si è propagato fino a Cersuta e che stava prendendo il bosco ha provocato incenti danni all'ambiente, ponendo inoltre a serio rischio la vita di decine di persone e di famiglie che sono state evacuate e salvate grazie allo spirito di abnegazione dei volontari di protezione civile, oltre che dei vigili del fuoco, dei cittadini, dei carabinieri e della polizia locale che hanno offerto un servizio H24. Ringrazio tutti, ha riferito Cipolla, perché hanno resistito nonostante la stanchezza. Abbiamo avuto veramente paura e spero che la gente squilibrata che causa questi incendi possa essere punita giustamente.